È rimasta single per mesi dopo la sua uscita dalla casa del Grande Fratello 2015, ma da poco Federica Lepanto ha finalmente ritrovato l'amore. Archiviata la delusione sentimentale legata al rifiuto di Alessandro Calabrese, che ha preferito tornare tra le braccia della fidanzata storica Lidia Vella, Federica ha conosciuto un altro uomo che è riuscito nell'impresa di farla innamorare. Si tratta di Gianfilippo Lavuri, il modello e attore che le fan su Instagram hanno immediatamente riconosciuto essere il suo ultimo amore. Federica aveva già rivelato qualche settimana fa di aver iniziato una nuova storia d'amore, ma aveva precisato che sarebbe andata avanti con lentezza proprio allo scopo di comprendere se fosse proprio lui l'uomo giusto. Questa certezza deve essere arrivata visto che poche ore fa l'ex Geffina ha postato sul suo profilo Instagram la prima foto che mostra parte del viso del suo nuovo amore, abbinata alla didascalia. L'amore è quando in una foto in bianco e nero si riescono a distinguere mille colori. Gianfilippo, nuovo fidanzato di Federica, è un modello e attore italiano. Al lavoro nel mondo dello spettacolo, però, abbina quello di gestore di una gelateria. Ha recentemente partecipato alla trasmissione TV Undressed, in onda su DJ TV. Si tratta di un programma che consente a due persone di qualunque orientamento sessuale, purché single, di conoscersi al buio, nudi e in mezz'ora al fine di capire se ci sia del feeling. Il corpo scolpito di Gianfilippo e i suoi meravigliosi occhi azzurri hanno stregato Federica, al punto da costringerla a uscire allo scoperto sui social network. Entusiaste della sua scelta le sue numerosissime fan, che non hanno potuto fare a meno di riconoscere il buon gusto dell'ex Geffina in fatto di uomini. La Lepanto, però, ancora non si è espressa. Dopo il flirt con Alessandro Calabrese, il rifiuto da lui ricevuto e il tentativo fallito di instaurare un rapporto con Livio Parisi, l'ex Geffina si è presa tutto il tempo possibile per rimettere in sesto la sua vita amorosa, prima di lanciarsi in un'altra avventura sentimentale. Questa volta, però, sembrerebbe essere davvero felice. Chi se ne frega?